Alessandra Amoroso. Buonasera. Buonasera. Che stupida che sei, tu non ti sprechi mai. Le tue poesie sono coriandoli che non seminerai. Se poi per ironia prendessi quota, nemmeno da un palazzo punteresti in alto. Ma che stupida che sei, stupida un'altra volta, bella di fronte allo specchio in bagno alla persona giusta. E da stupida che sei, fai pure finta di niente, sei una persona tra la gente, ma la gente mente. Sempre imparare da sempre, camminare da sempre, e non capirai niente, hai sbagliato da sempre, e anche inutile dentro che ti metto un notte che non sai chi sei, un notte che non sai chi sei. Stupido. Per regale da provare sotto il letto, qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho già detto, come quella volta in treno che guardavi dal finestrino, t'ho viste avvicinandomi, cominciai a fare cretino. Che ore sono, quanti anni hai da perse di Milano? Ho una zia che vive a Brescia, certe volte il mondo è strano. Però mi piaci, mi piaci, che ci posso fare, mi piaci. E siamo usciti con gli amici tuoi, almeno sei contenta. Siamo andati in birrerie, quattro chiacchiere e una pinta. Anche lì, neanche a farla apposta hai avuto da ridire, perché la musica era troppo alta e hai chiamato il cameriere. Questo posto mi fa schifo, guarda un po' che serata c'è. Ultimamente sei incazzato, ha dato a me un canzotto in faccia. Però mi piaci, mi piaci, che ci posso fare, mi piaci. Grazie, e grazie ai bambini. Grazie bambini, grazie ad Alex Britti. Ero molto emozionata. Oddio, mi sto emozionando di nuovo, quindi è un problema. Insomma, ero molto felice. Poi è una cosa che non capita tutti i giorni. Quindi ancora oggi non sono
non ho ben chiaro quello che faccio, perché mi diverto, poi mi capitano queste occasioni di stare insieme a voi. Succedono tante cose ogni giorno, un po' tipo, sai, il frullatore che metti dentro, fa... Ecco, io sono la patata che sta dentro il frullatore, io sono quella. E ancora non sono riuscita a capire un po'. Però quel giorno è stato veramente emozionante ed ero molto, molto felice. Io a 7 anni cantavo con la mamma, cantavo con le sorelle. Sai, poi io avevo quel bagno, il water, dove si fanno le cose. Mi mettevo sopra, prendevo la schiuma per i capelli e facevo finta che quello era il microfono. E tutto il vicinato veniva a suonare, Amoroso, Ruggeri, signora, sua figlia, papà. E quindi mi gridavano dalla mattina alla sera. Nonostante questo ho continuato a cantare, poi sono diventata un po' più grande, andavo ai karaoke con le mie migliori amiche. Il mio primo concorso è stato ero un po' grandicella, perché l'avevo fatto a 21 anni e mi è andato di fortuna. E poi sono entrata da Amici, anzi la prima volta non sono riuscita ad entrare, perché forse volevano altro, forse non ero giusta, forse ero troppo piccola, la mia voce era diversa. Poi invece dopo 4 anni sono ritornata e mi hanno preso. Io vi ho visto e siete veramente tutti fantastici. Parlo con le mie colleghe di questa sera. Mi raccomando, forza, dobbiamo stare molto vicine. Ma vi allontanate, perché se vi do due pedate vi faccio male. Dobbiamo stare sempre così. Dobbiamo stare così vicine vicine, perché ho bisogno della vostra energia, altrimenti non ci canto.